Parliamo di perdono. Ora, come sapete, ho più volte trattato, riflettuto, ho approfondito il tema del tradimento e molto spesso esce questo termine, appunto il perdono. Ora, non voglio fare un video sul tradimento, voglio fare un video sul perdono, perché molte volte il perdono non ha a che fare con il tradimento. Ci possono essere altre cose che abbiamo bisogno o sentiamo di dover, ad esempio, perdonare o che hanno a che fare con il perdono, ad esempio un torto subito dal partner, piuttosto che una litigata, piuttosto che un comportamento che noi abbiamo agito nei confronti del partner, delle cose dette, non necessariamente un tradimento, ok? Però quella condizione in cui sentiamo che c'è un rancore per qualcosa che è accaduto. Talvolta è qualcosa di eclatante, un gesto, un'azione, un comportamento, cioè qualcosa di oggettivo, di manifesto davanti a noi. Altre volte sentiamo invece che la rabbia, il risentimento, l'astio si sono progressivamente accumulate. Faremo fatica a definire con esattezza a che cosa è dovuto, perché come un vaso, goccia a goccia, si è riempito finché ad un certo punto sta per traboccare. Ok? E anche in questo caso, nonostante sentiamo appunto un'emozione negativa e non riusciamo bene a definire quali potrebbero essere le cause, o meglio, ne potremmo elencare tantissime, anche qui si ha a che fare con il perdono, o con, meglio, con il concetto del perdono. E adesso dico una cosa che può sembrare sostanzialmente controintuitiva, nel senso che di solito quando si ha a che fare con il tema del perdono si pensa che il perdono debba essere fatto per l'altro, in modo tale da riappianare, diciamo così, i dissidi, le tensioni e poter andare avanti. Non è vero. Il perdono è principalmente un atto egoistico ed individuale, nel senso che deve essere rivolto prima di tutto a sé. E non sto dicendo che ci si deve perdonare per delle cose eventualmente fatte, sbagliate. Questo sicuramente il perdono può essere rivolto all'altro, può essere rivolto a se stesso, ma il perché si perdona è prima di tutto un atto di rispetto verso se stessi, che non ha a che fare con il perdonarsi, ma ha a che fare anche con il perdonare l'altro. Ma il concetto di perdono è prima di tutto significativo per noi stessi. Io non perdono l'altro o per l'altro, io perdono per me, nel senso che se non riesco a liberarmi dell'astio, del risentimento, dell'odio talvolta, questo ha a che fare con me, ha a che fare con ciò che vivo, ciò che sento, lo stato d'animo che ad esempio accompagna le mie giornate. Il perdono non è da dare a se stessi o da dare all'altro, ma è da fare prima di tutto per se stessi. Questo è un concetto fondamentale. Questo perché è chiaro che poi io lo agisco sull'altro, lo agisco su di me se sono stato io, ad esempio, a commettere l'errore. Ma il perdono libera prima di tutto la persona che sente di avere un risentimento o sente di avere qualcosa da perdonare, che sia a se stesso o che sia all'altro. Perché molte volte viene detto: ok, mi hai fatto questo torto e io ti perdono. Ok, benissimo, ma il perdono lo faccio in funzione ovviamente del fatto che dobbiamo andare avanti, del fatto che dobbiamo valutare se effettivamente la nostra relazione può proseguire, ma lo si deve fare soprattutto per se stessi. Uno, per mettersi in questa condizione. Due, perché nel momento in cui magari la relazione, nonostante il perdono, non prosegue, io devo essere sufficientemente capace di rendermi libero da questa emozione in modo tale da far sì che questa poi non porti delle cicatrici, non porti o magari non lasci delle ferite aperte nelle mie relazioni future, nelle mie esperienze future. Cioè, il perdono rispetto ad un torto ha a che fare con il liberarsi da questo torto, liberarsi dall'emozione che questa cosa comporta, o meglio, dal carico emotivo e dal peso che questa emozione porta, in funzione che tramite questa liberazione io possa, ad esempio, riaprirmi al partner, possiamo riaprirci in funzione del vedere
cosa effettivamente può succedere nel proseguo della relazione, o riaprirmi a me stesso o a me stessa, ossia essere libero dal carico emotivo perché ho perdonato, perché mi sono concesso il perdono e ho concesso il perdono, e quindi questa emozione non diventa più un carico, non diventa più qualcosa di ostativo alla mia relazione, che sia questa con il partner o che sia con un'altra persona, perché magari ho perdonato l'atto, ma ad esempio non siamo riusciti ad andare avanti perché ci siamo resi conto che effettivamente non c'erano più i presupposti. Ok, cioè so che non è un concetto immediato, ma il perdono viene fatto prima di tutto per dei motivi individuali. E il perdono ha a che fare con se stessi, poi lo si può dare a se stessi se si è stati, appunto, se siamo stati noi a fare il torto, o darlo all'altro se il torto l'abbiamo subito, ma il concetto del perdonare deve essere fatto prima di tutto per noi stessi. Fammi sapere se è chiaro, fammi sapere se ti torna, fammi sapere se ha a che fare con le tue esperienze, così da poter condividere le riflessioni anche.